presto avere ragione. God damn it! Damn it! Damn it! Bentornati in un nuovo video di Genshin Impact. Allora, ovviamente è arrivato Drip Marketing e io volevo pullare per Ayaka, ma io non faccio un cazzo adesso, perché qua si parla tutto di roba nuova di Liyue. E quindi io, essendo che Liyue è la mia nazione preferita e la mia, i miei personaggi preferiti sono quasi tutti di Liyue, parliamo di Liyue. Beh, come dicevamo, come avevamo detto e come si sapeva ormai, chiaramente, arriva l'Hunterite Festival. Cosa succede all'Hunterite Festival? O ci fanno un personaggio nuovo, o ci mettono un qualcosa di nuovo, o lo basano su qualcosa. Beh, l'altra volta avevano basato su qualcosa senza personaggi nuovi, quindi si sapeva qualcosa. Si pensava uscisse qualche personaggio particolare, eccetera, eccetera, allora... E quindi hanno detto, vabbè, ma potrebbe essere un caso, eccetera, eccetera. Ma siccome questa è una batch tampone... Tutti pulleranno per... Non pulleranno. Io volevo pullare per Ayaka, perché mi piace Ayaka come personaggio. Però non lo posso pullare adesso. Adesso io devo lasciare perdere un'intera faccia senza pullare. E non c'ho neanche il 50-50, quindi... God fucking damn it! Oh. Discrezione a parte... Sono stati presentati due nuovi personaggi che verranno presentati probabilmente nell'Hunterite Festival. Abbiamo Gaming, che non so sbagliando, non sto scherzando, si chiama Gaming, non so come si pronuncerà, presumo Gamin o una cosa del genere, che è un ragazzo, e Xiang Yun, presumo si pronuncerà in inglese Xiang Yun, non ho idea di come si pronuncerà in giapponese o cose così. Beh, una è di Pyro e un altro credo sia di Anemo. Dal colore sono piuttosto sicuro che sia di Anemo. Yes. So let's talk about them. Ok, passiamo da sto signorino. Da Twitter ovviamente leggerò sia la prima parte dove semplicemente diranno qualche cosina, sia la seconda parte che ci sarà una breve descrizione, una breve storiella sotto praticamente. Sarebbe comodo avere sul computer, ma ovviamente non c'ho computer, quindi vado a cazzo. Allora, Gaming, titolo, Leonin Vanguard, che poi alla fine chi non ha capito, chi non sa cosa sono i titoli, so praticamente quello che c'è scritto nel testo. Questo qua, tipo Twilight Harbinger, Azure Excalibur imbecille. Ok, scusate, la citazione è cosa. E se non sbaglio la potete anche leggere tipo nell'Avatar. Negli avatar ci stanno scritti questi cosi, se non sbaglio. Sì, mi pare ci sia scritto nell'avatar questa cosa, non lo so, vabbè. Sword and Strongbots Transport Guard, che è praticamente la sua affiliazione, che è l'affiliazione. Vision, Pyron, Costellazione, Liyue e... The fuck? E Expergins. What the fuck? Come cazzo si legge sta frase? È uno shisha, va bene? È uno shisha. Avete presenti gli shisha cinesi? Quello là. Perché c'ha un simbolo di uno shisha sul addosso. Visivamente, questo sembra palesemente il Traveler. Non scherzo. Sembra il Traveler a me, però vabbè. Non sappiamo molto se non alcune cose. Leggiamo che c'è scritto. Lui vede... Aspetta, magari se lo traduco forse faccio prima, però vabbè. Egli vede e sente tutto, come se avesse gli occhi di un falco e le orecchie di una volpe, come una specie di bestia mischia, infatti è uno scissa, presumo. Come ha detto, con le unghie e con i denti scaccia i banditi e i ruffiani, che presumo intende... le stesse cose, malviviente, cose lì. Come diavoli con tutto il suo buon auspicio, slancio dei suoi anni. What? Tutto l'auspicio... il momentum auspicico... auspicico, vabbè, dei... di Suani. Suani qua viene utilizzato, penso, come termine di una specifica cosa sugli individui. Una targa di gratitudine ricevuta dallo Sword and Strongbots Secure Transport Agency da un commerciante la cui caravana è stata scortata in sicurezza da Gaming. C'è sta una battuta sottoscritto assurdamente su questa cosa che si chiama Gaming, ma vabbè. Mentre leggiamo la... oh, fuck me. It's big. Allora...
Semplicemente parla di come questo ragazzo sia anche un ballerino di una questa danza chiamata Wushou, quando che indossa la sua maschera. Praticamente intendi dire che praticamente utilizza come se utilizzasse la danza dello Shisha, del dragone, quello cinese, se l'avete presente durante i Capodanni Lunari, se l'avete mai visto. Molto coreografa come cosa, si usa questa gigantesca maschera. Cioè, per esempio, per chi conosce Overwatch, c'è un Tracer, mi pare, avesse una cosa del genere, una scena con sta testa. Sta praticamente ballando così, eccetera, eccetera, per parlare così. Fare la guardia, eccetera. E fa praticamente la guardia a sti cosi. Probabilmente ha a che fare anche in parte con gli adepti e parla di come praticamente come capo delle potenti bestie mistiche rendere l'avanzo Wushou un evento popolare nel porto di Liyue ancora non. Cazzo, la volta scorsa è stata basata sulla musica, stavolta sulla danza. Interessante. Sulla musica in generale, mentre stavolta sulla danza. Non sappiamo se è un 4 stelle o un 5 stelle o un fire, perché non sappiamo neanche la sua arma, potrebbe essere benissimo molte cose, quindi boh. Parliamo di Xian Liun, che sarà probabilmente la 5 stelle, perché sì. Personaggio che dovrò ottenere, perché altrimenti sarò molto incazzato con me stesso. Nome Xian Liun, Xian Liun, perché Xinyan si pronuncia così, però ce l'ha questa. Xian Ling, quindi Xian Liun. Titolo, Passerine Herald, per l'amor di Dio non facciamo delle battute del cazzo. Nuovo residente di Liyue Arbor. Non si stava, se vedete l'immagine, non si stava più a per il culo. Visione: Anemo, costellazione Grus Serena. Ovvero Gru Serena. Una nuova residente della città. Oh, ma è Cloud. Amin Xian Liun. Non vi sembra. Non fatevi ingannare dal suo solito aspetto. È qualcuno che poi veramente porre fiducia nei momenti di difficoltà. Se hai mai bisogno, chiedi aiuto, lei ci darà sempre, sarà sempre pronta disponibile. Vabbè, parliamo dell'elefante nella stanza. Va, è Cloud Retainer, raga. Si sapeva, a quanto pare l'hanno fatto per davvero. Si vede che l'idea è andata talmente buona, talmente a porto, che è così. Quindi sì, abbiamo questa cosa. Parlando invece della sua storia, semplicemente racconta di come ci chiedono di capire chi cazzo sia in realtà sta persona che è appena arrivata in città, vanno da una parte, vanno dentro, vanno al cosa del funerario, da una parte, vanno da Madame Ping, va da una parte, eccetera, 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 eccetera. E dice praticamente che se la vai a cercare la trovi sempre a fa a disserciarci sì, con le sue invenzioni. Quindi sì, è Cloud Retainer, raga. Fuck. E come cazzo faccio? No, raga, io la voglio. Io ho preso tutti i personaggi di Liu. Io l'ho presi proprio tutti. Io come faccio? Non sappiamo che tipo di arma abbia, ma se possiamo considerare che Shenhe è stata addestrata da lei come Ganyu anche, ma Shenhe utilizza la lancia per lo più. Possiamo presumere che sia una full arm user. Da una parte non mi dispiacerebbe però un altro Polo Army User specialmente poi di Anemo. Speriamo non sia. Allora, in teoria c'ha senso. Allora, lasciate che vi spieghi. Nella cosa di Genshi, le lance hanno un significato molto grande in Liyue perché sono tutte simboleggiando l'arconte che vi era presente, ovvero Morax. La foresta, quella lì che vedete in lontananza, questa qui,
L'ha creata lui semplicemente con delle gigantesche lance di pietra mentre cerca, cerca, oh, ha ucciso uno degli altri demoni, durante l'Arkham Wars. Quindi anche questa, per esempio, anche quest'altra foresta, che foresta di pietra come si chiama? Wangwang Stone Forest, anche questa l'ha creata lui con le pietre, con delle gigantesche stalagmiti, stalattiti, gigantesche a dire poco, si chiamano a livello mastodontico. Quindi, se voi non volete Navia, se non volete Ayaka o quelli che ci stanno dopo, cioè Itto e... Non mi ricordo manco più chi ci sta. Itto e Raiden, se non volete nessuno di essi, considerate questo però, ok? Allora, l'Hunterite Festival equivale a due cose. Primo, un po' di freebie. Si sente proprio che arriveranno probabilmente un sacco di gemme. Anche a livello di gratuitamente, letteralmente, la maggior parte delle volte durante l'Hunter Festival fanno qualcosa tipo quello che hanno fatto durante l'anniversario, ovvero che ogni giorno tu ti loghi e tu vieni gratuito un tot. Quindi considerate questo. Seconda cosa, abbiamo anche una patch intera. È risicata sta patch. Sappiatelo che probabilmente questa patch è molto 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 povera per quanto riguarda il contenuto, anche perché non c'era un nuovo pezzo di mappa da sbloccare. Non ci sta un nuovo pezzo, non ci sono nuovi livelli per la fontana, non ci sono nuovi livelli per la statua dei sette. Ci abbiamo un paio di nuovi domain, se non sbaglio, tipo un domain per aprire per gli accessori nuovi. Però e neanche un nuovo boss, perché di per sé probabilmente useranno uno di quelli vecchi già presenti. Quindi di per sé non ci abbiamo molto nella 4.3. Nella 4.4 ci avremo molto di più perché ci sarà un evento. Quindi se volete potete pullare. Se invece siete interessati a questi nuovi personaggi, vi consiglio da iniziare da mettere via da adesso praticamente, perché ancora prima della patch precedente, perché altrimenti saranno cazzi. Tanto questa patch se ne parlerà a... febbraio? Sono piuttosto sicuro di febbraio perché stiamo giù lì. Di solito è febbraio, metà di febbraio, quindi probabilmente avremo possibilità cioè, di tempo ce l'abbiamo comunque. Oh, questo non l'avevo mai visto. Quindi sì! Io ho detto, vabbè, penserò a Yaga, magari c'ho fortuna e non pulla, non presentano niente di nuovo. Stamattina ho detto, magari ci danno tranquilli, non presentano niente di nuovo, non ci ammazzano con talmente tante cose, magari che ne so, massimo una 4 stelle. Becca Cloud Retainer giocabile. God fucking damn it. La voglio però, la voglio veramente, la voglio veramente. Io di Liu veramente c'ho praticamente tutto. Tutto di Liu a parte... Uno solo non dovrei avere di Liu. Utao, se non sbaglio. Solo Utao non c'ho di Liu. E sì, tecnicamente Tartaglia, ma Tartaglia non è di Liu. È di Isnearia, quindi non conta. C'ho solo Utao perché tanto Utao non mi piace come personaggio. Lo so che è OP, ma non mi piace come personaggio di per sé. Io adoro tutti i personaggi di Liu di per sé, quindi... Sarà tosta, stavolta sarà proprio tosta. Mi sa che mi c'è scappato. Non c'ho... Non posso spendere, non posso spendere, non posso spendere. Maledizione. Ah, vabbè. Lasciatemi a me i miei problemi, va. Niente, quindi sì, presentateci a Yun e Gaming. Beh, sì, non so se Gaming, non lo so come cazzo si chiama, però vado veramente. O hanno sbagliato a scrivere, oppure se leggerà in un'altra maniera specifica, però non puoi aver chiamato quel personaggio Gaming e non aspettarti che la gente lo prenda per il culo. Non puoi aspettarti una cosa del genere. Niente, ci vediamo al prossimo video, fate sempre post su queste novità. Niente, ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Vi ricordo che chi è fatto la mano si può cambiare il mondo. Bye bye. I guess we. Speriamo in un 50-50?